Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Judgment. Dobbiamo incontrare Kaito presso il Koi Bride. Se no possiamo andare a fare un'altra missione secondaria. Perché no? Ah no, dovevamo già fare una missione secondaria. Ci siamo distratti in tutto questo. Dovevamo andare all'Alps Café, giusto? No, dov'era? Era questo, M-Side Café. Infatti me la segna con la cartella blu. Devo solamente capire come si entra in questo posto. Mi ero completamente dimenticato di aver accettato una missione con questa cosa dei droni. Mi ha fatto perdere la cognizione del tempo. Ok, tu devi essere stato a me, corretto? Sono Yagami, il detective di cui hai chiesto. Che piacere incontrarti, Yagami-san. Sì, sono Yosuke Satome. Oh, e lei è mia sorella Tsukino. Tsukino. Piacere. Sono gemelli. Eh sì. Beh, andiamo dritti al dunque. Come posso aiutarvi? Prima, Yagami-san, una domanda per te. Hai mai sentito parlare del trio depravato? No. Dovrei? Beh, sì, sono una banda di pervertiti che se ne va in giro a terrorizzare Kamurocho. Rubano la biancheria intima, palpeggiano, spiano coppie ignare, sono senza vergogna. Oh, mai sentito parlare. Ora lo sai, sono tre ragazzacci, si vede già dai loro nomi. Abbiamo un problema col professor Mutandine. Professor Mutandine? Ho capito bene? Temo di sì, ossessionato dagli slip delle donne. Ecco perché si chiama così. Il professore è depravato. Ok. E ora la mia richiesta. Qualche giorno fa mia sorella è stata vittima del professor Mutandine. Mi dispiace. Yagami-san deve consegnarla alla giustizia. Detective, ormai sto sempre sotto stress. Pure in camera mia. Beh, mi servirà qualche informazione in più. Mi scuso in anticipo, perché forse non ti farà piacere parlarti. No, va bene, ma ogni volta che stendo le mutandine fuori al sole mi vengono rubate. Non fallisce mai, soprattutto con gli slip di un certo tipo. Questo tizio deve essere minuzioso nella sua mania. Sei riuscito a vedere il colpevole? Non esattamente, ruba le mutandine con un drone. Un drone? Sì, è il suo modus operandi. È come se fosse il suo biglietto da visita. Ah, ecco perché ti è venuto il sospetto di essere una vittima del professor Mutandine. L'hai già comunicato alla polizia? Certo, ma anche con le loro risorse non riescono a beccarlo. Il suo drone è davvero veloce. Allora dovremo tenderlo in imboscata. Una trappola. Accetti dunque il caso? Offro 50.000 yen per questo incarico. Va bene. Ma non sei uno studente? Come puoi permetterti questa cifra? Oh, non preoccuparti. Come lo prenderai? Dovremmo tirarlo con un paio di mutandine. Un buon piano, dobbiamo scoprire le sue preferenze però. Devo ammettere che tutto questo sta diventando sempre più strano. Perché stai indicando lì? Chiedilo per il bene dell'indagine. Eh beh, certo. Tsukino-san, se vuoi il mio aiuto, dovrei rivelarci che tipo di mutandine indossi. Deve andare così. Sono bianche, nere, Berizawa. Ha ragione, più dettagli dai. Più dettagli dai, più scienza avremo. Servono tutti questi dettagli? Sì. Vuoi che prendiamo questo pervertito o no, Tsukino? Non farebbe simili domande se non avesse bisogno di queste info. Ha ragione, credimi, fa parte delle indagini. Non ha alcun interesse personale. C'è un motivo? E sarebbe? Hanno dei nastri, per lo più sono nere. Ma ne ho anche un paio rosse. Alcune hanno dei nastri davanti, tipo fiocchettini. Dovrebbe bastare. Grazie per il tuo coraggio, Tsukino. Beh, poteva andare peggio. Ok, troverò delle mutandine come quelle descritte e le useremo come una trappola. Se questo professor mutandine è in giro, lo descheremo così. Anche se funziona, come farei a prenderlo? Lui usa un drone. Il drone deve pure andare da qualche parte. Se sistemo un localizzatore GPS sulle mutandine, saprò esattamente dove va. Già, astuto. Non vedo l'ora di vedere come va a finire Yagami-san. Dobbiamo andare alle Marche a comprare qualche mutandina. Bene. Alle Marche. Quindi dobbiamo spendere anche un bel po', eh? Alla faccia.
Acquista delle mutandine. Le Mark. Oh, qua c'è un altro caso secondario. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Nel mentre che andiamo alle Mark, facciamo così. Tan, 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 tan. Sì. Mi sembra la cosa più giusta. Comunque il gatto non si è fatto vedere. La faccia del non si sposta più di tanto. Eccovi qua. Aia. Grazie per avermi dato un'opportunità per andare a mangiare da qualche parte. Bello. Oh, stupido pezzo di merda. Cosa sta facendo con la bevanda? Si stava curando? Dato che ci siamo, torniamo qua e ci curiamo col cibo della tizia, sperando ci sia. Se no andiamo in un ristorante, non è un problema. Allora esamina. Oh, c'è del cibo dentro, per caso del karage di pollo. Sembra buono però dalla vista, ecco. Ha lasciato anche una nota, vediamo un po'. Ho sentito anche io il Kirk, devo ammettere che è il peggiore che abbia mai provato. Scusa se ti ho rifilato una schifezza del genere, questa volta è tutta un'altra storia. Guarda che bello il mio karage di pollo, è un piatto che piace a tutti, no? Per renderlo un po' interessante ho aggiunto del wasabi nella farina, il mio ingrediente segreto. Sono sicuro che questa volta non ho sbagliato, fammi sapere cosa ne pensi. Tomioka. Wasabi nel karage di pollo? Iniziamo male. Beh, devo provarlo comunque. Ma tu non partire prevenuto, magari è buono. No, sa di... In realtà non è male. Il wasabi gli dà un bel retrogusto. A pensarci meglio, ha un retrogusto che lo distingue dalle altre karage di pollo. Alcuni pezzi hanno molto più wasabi degli altri. Dopo un boccone così, i clienti se ne andrebbero senza finirlo. Contami che sanno, però è meglio usare altre parole. Niente di base, non è male. Credo che l'idea stessa sia ottima. Il karage di pollo col wasabi non è appeal che altri stuzzichini freddi non hanno. Però devi migliorare l'esecuzione. Applica il wasabi in modo uniforme. Così il piatto avrà sempre lo stesso sapore. La prossima volta che cucini un piatto, assaggialo, ti scongiuro. Ok. Stiamo facendo amicizia molto in fretta. Rispetto a prima, però, Tomioka-san è migliorata. Magari il suo prossimo piatto sarà commestibile? È un po' assurdo, ma non vedo l'ora di provarlo. Ok, per un attimo il gioco mi ha dato un problema all'audio. Spero non sia successo nulla nella registrazione. Il livello del controller è basso, lo mettiamo subito in carica. Ora, dobbiamo fare le missioni secondarie. Che abbiamo qua vicino? Qua c'è un componente. Magnete esaurito. Non penso sia un componente molto utile, però va bene. Magari le possiamo riciclare in qualche modo. Plastica resistente, questo già. Eh? Cos'era quel rumore? Un allarme? Da dove viene? C'è una bomba? C'è stata un'esplosione. Ah, scappate! Qualcuno chiama la polizia. Scappate, terroristi? Yakuza? Ancora quel rumore. Un'altra bomba. Dove sarà? Attentato dal bombarolo matto. Che cazzo? Eccola lì. Eccola, era davvero una bomba. Oh, mamma! Che ci fa questo bimbo da solo? Che disastro, questo bimbo poteva anche... Cosa faccio, cosa faccio, cosa faccio? Non c'è tempo per pensare, merda. Rimangono solo 15 secondi. Ma che cazzo? Merda, non c'è più tempo, da agire. Ah, sta tirando un filo? Pericoloso. Siamo ancora vivi. Yasukun.
Scusa, scusa. Grazie al cielo. Ho pensato fossimo spacciati entrambi. Una telefonata. Chi mi chiama da un numero privato? Pronto? Ho piazzato qualche bomba a Camorocciò. Scusa? Ho detto che ho piazzato delle bombe a Camorocciò. Tre in tutto. La prima è già esplosa, come hai visto. La seconda l'hai appena disinnescata. Quindi ne rimane una sola. Aspetta, chi sei tu? È solo enigmista. Come fai ad avere il mio numero? Credi di avere tempo da sprecare in domande? 5 minuti ed esploderà. Se non vuoi che altri si facciano male, ti consiglio di iniziare a cercare. Aspetta bene, vado a cercarla. Ma dove? Devi dirmi, mi devi dire dove. Non sarebbe giusto, ti darò un indizio. La troverai nell'angelo del labirinto del guerriero. L'angelo del labirinto del guerriero? Pensaci su, ok? Ricorda, l'orologio fa tic-tac, tic-tac. 5 minuti, sarà un macello se fallisci. L'angelo del labirinto del guerriero, ma che diavolo... Allora, labirinto... In realtà mi viene a pensare... Champion District. L'angelo... C'è un ristorante che si chiama Angelo. Del labirinto guerriero. Campione, champion... Sì, dai, è lì. Per forza. Se non è là, siamo nella merda perché non so dove cercare. Però deve essere semplice, sennò non ci avrebbe detto queste cose. Già che si chiama Angel il locale. Questa è una vita. Eccola qua, sì. L'angelo del labirinto guerriero. Forse intendeva Alert Angel qui nel Champion District. Oh no. Dove sarà la bomba? Trovata. Come l'altra. Quindi la disinnescherò tagliando questo cavo. Ha funzionato. Il controllo a rovescia si è fermato. Grazie al cielo. Ah, sei un genio. Che pro tutto questo? A che gioco stai giocando? Ora, non essere precipitoso. Sei stato scelto, capisci? Scelto? Scelto per cosa? Scelto per fermarmi. Ci riesci o Camorocciò sarà presto fuoco e fiamme? Non è ancora finita. Il bravo sta a vedere. Ehi, l'ha attaccato. Che diavolo sarà? Ha detto che non è ancora finita. Merda, cosa dovrei fare? Cavolo, che paura però. Se non avessi giocato gli altri Yakuza, non avrei mai ricordato che ci fosse il locale che si chiama Earth Angel. Perché c'era la tizia transgender, c'era il transgender. O il travestito, non lo voglio chiamare. Ehi, facciamo un po' da bravi. Senti, forse non hai capito bene come funziona la cosa. Perché sono così duri? Cambio stile. Anche se sei già morto ormai. Aia, quello fa male. Bloccare gli attacchi. È noioso bloccare gli attacchi. Bene, andiamo alle Mark. Qua c'è un altro negozio. Ah, è Mark, ok. Buongiorno signore. Ok, mutandine. Bene, vuoi procedere con l'acquisto? Sì. Per niente sospetto un uomo che compra delle mutandine, grazie. Vuole una confezione regalo, signore? No, grazie. Mi servono subito. Subito, signore? Molto bene, sì, signore. La nostra discrezione è garantita. Ma cosa ha capito? Non sono per me. Certo che no, signore. A ciascuno il suo. Oggi non me ne va bene una. Ok, una volta sistemato il localizzatore sullo slip, dovrò sistemarle sul tetto. Oh, yeah. Che stupidaggine. Pezzi. Ferro sporco. Qua cosa c'è?
Ah, sul nostro tetto. Al tetto. Bene, è ora di agire. Questo dovrebbe funzionare. Come fa a vederle? Chissà se è troppo ovvio. Forse ha già capito tutto. Oh, beh, almeno proviamoci. Guardalo. Arriva un drone. È rosa. Sì, ha boccato. Come cavolo ha fatto a prenderle col drone? Vabbè. Ora seguirò il segnale del nostro intrepido ladro di mutande fino alla fonte. Ok. Si trova al batting center. Scappate, sì. Vi conviene. Vieni qua. Bam! Perfetto. Possiamo andare? Non hai altre indicazioni tu? Non lo trovo il tuo gatto. Hai trovato il tuo gatto? È un fifone, non sarà andato molto lontano. Forse salterà fuori mentre giro in città. Spero trovare i gattini prima che si cacciano in qualche guaio. È un fifone. Non si sarà spostato troppo. Non è che in qualche tetto. Boh. Ciao. Non c'è un gatto qua, vero? Stiamo parlando di altri tipi di gatte. C'è neanche qua. Peccato. Ti è piaciuto? Fai da bravo. Ok, approfittiamone per aumentare l'amicizia. Col nostro amico Kim. Ah, ci sono anche nei ristoranti le cose. Ciao Kim. Non è Kim? Il nostro amico? Non è Kim. Attenzione. Ciao. Un tavolo per me soltanto, per favore. Ehi, scusa. Buongiorno, Miru-chan. Saremo solo io e te. Ehi, oh! Non volevo dire benvenuto. Come posso esserti utile? Sono un cliente, almeno ci sto provando. Mi puoi dare un tavolo adesso? Voglio bere un caffè. Certamente, seguimi pure. Mi dispiace per prima, di solito sono un cameriere coi fiocchi. Ah, ecco la tua ordinazione. Non ti preoccupare, ma va tutto bene. Beh, che non riesco a smettere di pensare a Miru-chan. E non riesco a concentrarmi sul lavoro. Miru-chan? La tua ragazza per caso? Magari, si chiama Miru-shima. È iniziato a lavorare part-time poco tempo fa. Purtroppo mi vede solo come un collega. A me piace tantissimo. Ti capisco benissimo, credimi, ma dovresti concentrarti di più sul lavoro. Se no, di cosa campi? Sì, lo so, scusa se ti rompo con queste cose. Facciamo così, oggi offro la casa. Ehi, grazie, come ti chiami? Norimoto. Katsuhisa Norimoto. Ok. Norimoto-kun, eh? E Miru-chan. Ti auguro che funzioni. Lo spero anch'io, grazie ancora.
Ma mi ha dato comunque la vita? Ci vediamo. Ma neanche per il cazzo proprio. Allora, ci prendiamo una bella torta di stagione. Perché no? Che buona. La vorrei anche io in realtà. Grazie, figurati. Quindi cosa faccio? Devo tornare qui e funziona diversamente questo tipo di missione. Torno qui ogni tanto. E sicuramente lo beccherò di nuovo sovrappensiero. Ok. Ladro di mutandine. A noi due. Ha tirato fuori un tubo. Ehi! Ok. Spero vi sia bastato. Potenziamento salute a livello 2. Oh yes. Azioni speciali. Hai sbloccato una nuova tecnica. Mani salde. Cavi sottili si rompono, ma non spesso mentre usi un cavo flessibile. Questo lo voglio. 5 secondi in più. Foto, avviatori di droni, decollo turbo, ti mette con un potenziamento estremo di velocità. Giocatore pro, scarica colpa. Latin lover. Aumenta ulteriormente l'intimità quando giochi a qualche minigioco insieme alla tua fidanzata. Ok, qua stiamo spoilerando cose. Meglio non non guardare altro, ecco. Non devo farmi ingannare dall'indicatore. Devo andare dal signor ladro di mutandine. Le due palle, però. Aio. Una bella sberla mi ha dato. Ok. Mi segna qua dentro. Qua dentro non c'è niente. Cazzo è. C'è un re sul tetto, sicuro. Ok. Cavo da 4 soldi. Non c'è bisogno di sminuirlo così. Che musica. Plastica economica. Mica io sto rompendo tutto nel mentre. Vediamo. Sì. Non sembra esserci nessuno. Ah no, sì che c'è. No, sciogli. Ah no. Eccolo qua. Che fragranza fresca. C'è una nota muschiata. Ma se le abbiamo appena comprate. Forse questa è una donna robusta che lavora a sodo. Ehi tu. Eh? Chi osa interrompere la mia festa? Sei dunque tu il professor Mutandine? Certo che sì. Ho un sacco di nomignoli stupendi. Professor Mutandine, dottor Mutande, Monsieur Lingerie. Vuoi forse partecipare alla mia festicciola? O sei solo un avvoltoio che spera negli avanzi degli altri? Non volevo guastare l'atmosfera, ma quegli slip sono miei. Beh, non proprio miei, li ho comprati per arrivare a te. Cosa? Non mi merito tale punizione. Si è arrabbiato. Ehi, mi viene da vomitare, mi sto crogiolando nel sudore di un uomo. Ora seguimi senza fare tante storie, in centrale troveremo degli odori che faranno al caso tuo. Mai. Ci sono troppe mutandine al mondo che aspettano solo di essere trovate da me. Se interferisci, allora morirai qui. È forte, eh? Dannazione, dovrò estrarre la pistola. E queste di chi sono? Questa apparteneva niente meno che alla famosa supermodel Arisa Takeda. Sniff, 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 sniff.
Si sta potenziando. Sì, la forza del fucsia è dentro di me. Esagerati. Cosa? Sta davvero diventando più forte? La fragranza dell'Eros mi dà una forza. Preparati, la potenza della mia portentosa libidine. Che cazzata. Che un casino di vita. Ma stai scherzando? Dai, alzati. Vabbè. Oh, attenzione. Ok. Sconfigge il professor Mutandine. Persino i miei slipper colmi di rabbia non sono stati all'altezza. Ehi, tu ora vieni con me in centrale. Poi avrà preso me, ma gli altri sono ancora in libertà. Si occuperanno loro di accompagnarti alla tua fine. Ci vediamo all'inferno. Ora basta, muoviti. Così. Dovrei comunicare ai gemelli Satome quanto è accaduto. Già. Ora puoi dormire tranquilla. Il professor Mutandine sta per partire per un lungo viaggio. Wow, sei incredibile, Yagami-san. L'hai davvero ciuffato? Grazie, Yagami-san. Ora potrò dormire sonni tranquilli. Prima che me ne dimentichi. Pensi che Tsukino volesse chiederti un favore? Penso che Tsukino volesse chiederti un favore. Sì? Dimmi pure. Difficile fare questa richiesta, ma... Non preoccuparti, le spalle larghe. Potresti cancellare le registrazioni su quanto ci ho detto le mie mutandine? Sapere che esistono mi mortifica. Certo, se ti fa sentire meglio. Ah, perché abbiamo registrato la cosa. Questo professor Mutandine forse è stato il primo uomo a vedertele, Tsukino. Ti ho appena detto che non voglio più pensarci. Ok, guarda come se la ride lui. Ehi, Yagami-san. Giusto per farti sapere. Tsukino è sul mercato e se tu volessi vederle lì sleep... andatevene ora. Mi stava guardando però, abbiamo una chance. Il trio è deprivato. Speriamo che i poliziotti sistemino anche gli altri due. Credo che sia nostro compito farlo. Ok. Allora, adesso, dato che comunque non facciamo in tempo ad andare avanti con la missione principale, io... Scusatemi. Direi di andare a prendere un altro incarico. A questo punto, dato che siamo qua, andiamo all'ufficio di Genda. Era qui. Più o meno. All'ufficio di Genda. E prendiamo una missione da là, così vediamo se sono uguali o diverse. Ne approfittiamo a fare questo test. E non è successo niente, eh. C'era bisogno. Ok, primo piano. Vediamo. Incarichi. Ti serve qualcosa? Hai lavoro? Vediamo un po'. Richiesta caccia ai fantasmi. Ho sentito dire che nell'appartamento dove traslocherò il prossimo mese appare spesso un fantasma. Nessuno ha però detto niente nel contratto. Catturi il fantasma per dimostrare che la casa è infestata. Venga al Quadra Garden al piano terra dell'hotel New Deborah di notte. L'aspetto. Indosso una felpa col cappuccio con un cuore. Un fantasma. Fai del tuo meglio. Ok. E io che pensavo che il professor Mutandine fosse la cosa più stupida. Se la giocano, eh. Se poi dovrei andare in Sopland, posso farmi una scopata di 2 ore? Ok, non so cosa sia una Sopland, ma va bene.
Dov'è il luogo? Il Quadra Garden di notte. Potevo far passare l'ora, vero? Se non sbaglio, sì. Vite piccola. Questa mi serve. Non sto scappando. Non puoi darmi così. Qua. Bam. Ok. Stavamo dicendo, posso tornare in ufficio? Mangio anche magari, sì. E poi faccio passare il tempo e faccio arrivare la sera. Il gatto ancora niente. Chissà. Secondo me è in qualche tetto di qualche posto. Tipo qua sopra, che siamo vicini. Così ho una vista dall'alto. Come non detto? Chissà dove caspita, eh. Primo piano. Di qua. Palpeggiatore in libertà. Dove è finita la mia gioco? Guardate tutte le missioni che abbiamo. Ok, mangiamo. C'è del cibo lì dentro? È per caso del Okonomiyaki? Cos'è questa cosa buonissima? La nota dice: Ayagami-kun, grazie per aver provato il mio karage. Come hai detto tu, ho messo il wasabi in maniera poco omogenea. La prossima volta farò più attenzione. Per il prossimo manicaretto ho scelto l'okonomiyaki. L'ho mangiato quando sono andata a Sotenbori e non me ne dimentico il sapore. Così ho rispolverato i miei libri di ricette e ho imparato a farlo. Provala, vedrai che ne andrai pazzo. Ok, assaggiamolo. Quindi, è riuscita? Ah, un sapore delizioso. La panatura è soffice, leggera, e la salsa alla senape è una carezza per il palato. Andrebbe giù benissimo con un bel bicchierozzo di birra. Sono senza parole, Tomio Cassani è migliorata moltissimo, glielo dico subito. Delizioso, delizioso, delizioso. È stato di gran lunga il migliore che abbia mai mangiato, mancava solo una bella birra gelata a fianco. Continua così, Tomio Cassani, stai andando alla grande. Non siamo ancora al massimo. Non riesco a credere ai progressi che ha fatto Tomio Cassano in così poco tempo. Se anche il resto è almeno così buono, sono sicuro che il suo Zakaia sarà un successone. Decisamente. Vediamo se possiamo riposare. Mi ricordo di sì. Forse dovrei ragionare. No. Potevo far passare il tempo. Mi ricordo male io? Yagami-kun, grazie a te ho più fiducia nella mia cucina. Ora non avrò problemi ad aprire il mio Zakaia. Perfetto.
Per ora continuerò a divertirmi a cucinare seguendo i tuoi consigli. Ti preparerò più manicaretti e l'occorrenza. Bene, a quanto pare ci vedremo presto. Grazie del pranzo. Grazie, non vedo l'ora che tu chiuda il caso. Il tuo caso è importante, così mi potrai pagare l'affitto che mi devi. E con questo abbiamo concluso. Sono felice di averti mantenuto la, di aver mantenuto la promessa. Anche se non ho fatto che mangiare. Quel che dovrei pagare è l'affitto. Esatto. 5 su 6 la reputazione. Io comunque ricordo di poter aspettare sedendomi nel divano, ma... Me l'ha raccontato, no? Me l'hanno spiegato. Scusami, recupera la salute o cambia ora del giorno? Forse in determinati punti della giornata non possiamo cambiare. Vabbè. Allora, a questo punto il fantasma lo vedremo più avanti. E ci prendiamo la seconda missione. Palpeggiatore in libertà. Un altro pervertito del trio depravato si è preso una cotta per Zucchino. Questo è un palpeggiatore e le ha già toccato il sedere un sacco di volte. Non può nemmeno uscire senza la scorta. Acciuffalo, Yagami-san. Passo dopo nel tuo ufficio. Grazie per essere venuto, Yusuke-san. Hai un nuovo incarico per me, vero? Non devi essere così formale come Yagami-san. Sono più giovane di te. Sì? Capisco. Allora raccontami di questo nuovo pervertito. È uno del tio... Scusatemi, del trio depravato. Questo si chiama Mister Mano Morta. Eh? Mister Mano Morta? Davvero? Non c'è da ridere. Questo tizio pensa solo al culo e palpeggerà chiunque. Lui sa di cosa parla. E Tsukino-san è stata una delle sue vittime. Sì, ed è successo in pieno giorno, non tanto tempo fa. E tu sei sicura che si tratti ancora del trio depravato? Cosa te lo fa pensare? Quel che ha detto quando mi sono voltata a te. Ficcata. Il tuo culo flessuoso sarebbe perfetto per la corsa sulla lunga distanza, baby. Il biglietto da visita di Mister Malamorte è dire alle sue vittime quale sport praticare, in base al loro fondo schiena. Ma che schifo. Ha aggiunto altro? Sì, mi ha detto che dovrei tagliarmi i capelli per ridurre l'attrito con l'aria. Conosce bene i suoi numeri. La buona notizia è che questa volta l'hai visto in faccia. Occhiali dalla mutatura scura e una strana barbetta intorno alla bocca, e la testa completamente rasata. L'ho visto due volte finora, quindi me lo ricordo bene. Eh? Davvero? Due volte? Sì, Zucchino è davvero sfortunata con i pervertiti. Notato. E la polizia ha questa descrizione, vero? Non hanno ancora inchiodato questo tizio? Temo di no, Mister Mano Morta è veloce. Davvero veloce. A quanto pare è un ex corridore, quindi riesce sempre a seminare tutti. Questo complica le cose. Se l'ha palpeggiata due volte non sarà solo una coincidenza. Sì, ma tu hai incastrato il primo, no? E ora è a rischio l'onore della mia innocente sorella. È il primo tizio ad aver... Ma è davvero così importante? Possiamo contare ancora su te, Yagami-san? Certo. Ma le mie tariffe sono alte per voi studenti. Ce l'avete fatta una volta, ma una seconda? Nessun problema. Ho fatto qualche straordinario di recente. Allora, qual è il tuo piano per prendere il pervertito di turno questa volta? Di nuovo, meglio coglierlo in flagrante. Potrei usare Zucchino per adescarlo. Oppure lui, che è il fratello gemello. Se solo avessimo qualcuno che potesse fingere di essere tua sorella. Si è tagliato anche dietro di tagliare i capelli per l'attrito con l'aria. Sei perfetto. Devi solo vestirti da donna. Perché mi guardi così, Yagami-san? Quei due sono gemelli. Sai che somigli un sacco a tua sorella, vero, Yusuke? Beh, sì. Siamo gemelli, dopo tutto. Che ne dici di fingere di essere Zucchino? Saresti un'esca perfetta. Cosa? Fingere di essere lei? Scordatelo, amico. Mi scoprirebbe subito. Ne sei sicuro? Io credo invece che abbia buone chance. Non concordare con lui. No, no e poi no. Beh, è un peccato. Penso che fosse la nostra migliore chance di acchiappare quel furfante. Bene, allora. Se Yusuke ha troppa paura, ci penso io. Eh? Ma è la nostra chance migliore, no? Sì, te la senti davvero di correre questo rischio? Posso farcela. Dopotutto, tu e Yusuke sarete nei paraggi per proteggermi, no? Solo fermatelo prima che metta le sue lurie da mani su di me, ok? Bene, se non hai dubbi, affare fatto. Sì, non temere, Zucchino.
Mister Mano Morta è il prato e noi il tagliaerba. Ok. Non posso dire di non essere preoccupato, ma non abbiamo molte altre chance. Questa sicuro si innamora di noi. Come va, Yagami-san? Qualche pervertito ha attirato la tua attenzione? In realtà no. Pelato, pizzetto. Non ancora, ma non abbassare la guardia. Come lentamente... Chi c'è? È sicuramente questo, Sicuro. Ex maratoneta vestito da maratoneta. Non posso muovermi, Il gatto deve essere qua vicino. Eccolo qua, chi lo vedeva? Oh, guarda, un gatto! Dai, sì, è lui. Quel tipo lì corrisponde alla descrizione. E chi si veste così? Ho un brutto presentimento. Sì, è come gli stand user di JoJo. Chi sarà mai lo stand user? Minchia, quello vestito più a cazzo di cane. Meglio contattare Yosuke. Pronto? Yagami-san? Hai trovato il pervertito? Yosuke, occhio! Alle tue spalle! Ti sta toccando il culo? Hai tagliato i capelli corti, come ti avevo detto. Eccellente, eccellente. Aspetta, non sono... Che c'è? Che chiappe sode? Hai per caso... Stai facendo ginnastica per assodare le chiappe? Andiamo a salvarlo, va. Pronti? Partenza. Via. Ehi, torna subito qui. Dobbiamo seguirla. Non mi sembra così veloce. Bene. Attenzione. Guarda che stronzo. Mi sta distanziando? Mi sta distanziando davvero? Ehi! Che paura. Cerchio. Io volevo schivare l'ostacolo, però. Cerchi di nuovo? Sì. Caduto in terra. Attenzione, attenzione. L'abbiamo preso. Cattura Mister Mano Morta. Adesso dovremmo picchiarlo, vero? Questo tizio è veloce. Nessuno si era mai stato dietro prima d'ora. Chi sei tu? Il detective che ti sbatterà dentro e tu sei Mister Mano Morta, vero? Detective? Significa che sei lo stesso che ha già ciuffato il primo del trio. Intendi il professor Mutandine? Non che conti qualcosa. Tu verrai con me in centrale. Non credere che sarà altrettanto facile con me. Lui non era niente, un mister nessuno. Doveva ringraziare la sua stella fortunata per averlo accettato nel trio depravato. Sta insinuando che un tizio che rubava mutandine con un drone era un mister nessuno? Lascia perdere lui. Il mio cuore pompa alla grande dopo aver propeggiato il culo di quella ragazza. È una bella corsetta. Il mio corpo è duro come la roccia. Ok. Non glielo dice che non era una ragazza. Pensavo si fosse spogliata completamente. Grande, ma c'era bisogno di togliersi i vestiti? Ora assaggio il potere di Sicela in Mister Mano Morta.
Ah, c'è il tizio del gatto. Allora, vediamo se... Ehi. Box, eh? Dove hai puntato? Ah. È molto forte la parata. Ok, l'abbiamo battuto. Non eccitarti ora. Non hai ancora visto niente. Si trasforma anche lui. Ma che... Quando metto la mano sul culo di una bella tipa, non mi ferma niente o nessuno. Già. Ma lo sai che il culo che hai toccato prima era quello del gemello della tipa? Cosa? Allora, ho avuto un'erezione per... un ragazzo. Dovrei imparare a fartelo piacere. Perché in prigione toccherai solo culi muscolosi di uomini. Chiappe muscolose di uomini? No! No! Ehi, non opporre resistenza. Ti prego, no! Le chiappe maschili mi fanno, non fanno per me. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Allora, Mister Manamorta è stato consegnato alla giustizia. Possiamo lasciarci questo caso alle spalle. Sei incredibile, Yagami-san. Nemmeno la polizia era riuscita a trascinarlo dentro. Dovresti ringraziare tuo fratello, Tsukino. Yagami-san! No, davvero, sei tu il vero eroe, Yagami-san. Nah, solo che a volte il lavoro prende strane direzioni. Mi hanno palpeggiato. Hai avuto quel che ti meritavi? Sì, sono d'accordo. Ecco i tuoi soldi, Yagami-san. Oh, grazie. Bene, arrivederci. Potremmo pagarglielo anche l'affitto, con tutti questi soldi che abbiamo. Abbiamo 500.000 yen. Ora rimane solo il terzo componente del trio depravato. Spero che Tsukino sia finalmente sicuro. È impossibile che possa attirare l'ira del terzo componente del trio, giusto? Credo che ti sbagli. Ti sbagli assai. Lo facciamo? Una mia dipendente è comparsa. La giacca speciale è scomparsa. Va bene, allora, in questo caso ci salutiamo. Io nel prossimo episodio andrò da Kaito e continueremo con la storia principale. Alla prossima. Ciao a tutti.